sarebbe anche stato buono, ma c'era una bambina di merda, una piccola puttanella con gli occhi azzurri che ti sembra così carina, invece no, era una stronza insopportabile. Ogni due secondi, quando io ero lì, tanto così da addormentarmi, la puttana faceva l'acuto. L'acuto di merda. Peggio di Nightmare quando faceva così sulla lavagna, no? Per cagare il cazzo, questa bambina di merda. E poi la cosa peggiore è che la gente qua così civilizzata, che hanno fatto sedere il genitore perché aspettavamo l'altro pullman. Il cazzo che dovevano farlo sedere, dovevano prenderlo a calci nel culo, perché se lui ha ciulato con quella puttana della sua donna, che lo l'avrà scornato tutta la vita, e hanno prodotto uno sterco di bambine di merda. Io non voglio dormire e non sentire la puttana, no? Che continua a cagare il cazzo, che continua a rompere i coglioni, a sfracassare la minchia piangendo e facendo gli acuti di merda, perché io la notte, se non dormo, sclero. E quella puttanella grossa così aveva anche gli occhi grossi così, tutti rossi, però la troia continuava a piangere e a fare gli acuti. E non è colpa mia se loro due si sono amati e hanno ciulato, anzi spero che si odino adesso e che divorzino, e che la bambina venga buttata in un fosso. Con questo concludo.